Buonasera a tutti amici e buonasera. Bene, siamo qua ritornati con un nuovissimo video per quanto riguarda la 22esima giornata di Serie A. Partite tutte con i pareggi, davvero alcune un po' belle, alcune un po' noiose, ma la Juve, figli miei ragazzi, mamma mia, la Juve è scandalosa. Ma come cazzo si fa 3-3? Io l'ho vista più o meno a sprazzi, però non dico che mi è piaciuta, però c'è stato un buon calcio, ok, mediocre, però si poteva fare di meglio. La difesa, ragazzi, non c'è completamente, la difesa non c'è. Mamma mia, ma come dobbiamo fare? Jamie con l'Atletico. Meno male che oggi ha perso. Morata e Griezmann, flop. Pazienza, pazienza, ragazzi, però tra 20 giorni c'è la Champions e se ci presentiamo così, meglio che non ci andiamo proprio in Spagna perché sarà imbarazzante. Speriamo che Chiellini e Bonucci rientrino al più presto perché davvero c'è bisogno di loro, per forza. Per quanto riguarda il Napoli, complimenti. Complimenti al Napoli e comunque tiene testa alla Juve. Io ho sempre detto che il campionato è finito. Se continuiamo così, non lo so. Non lo so, speriamo, speriamo bene. Si vede che non gli è pesata molto la sconfitta con il Milan in Coppa Italia, però scusate se non metto a fuoco. Oh, ecco fatto, scusate ancora, è che ho un telefono un po' così così. Comunque dicevo, mi dispiace anche per Quagliarella, che peccato non ha battuto il record di Battistuta. Che gioco di parole, mamma mia, fare il simpatico. Per quanto riguarda il Napoli, comunque ha giocato bene. Si sblocca Insigne, Milik si è ripreso. Sperando che faccia bene. C'ho il fantacalcio. Fatemi sapere se vi interessa comunque sapere il mio fantacalcio. Se al momento sono primo, però mi sa che questa giornata ho paura di steccare. Speriamo stasera che sì. Icardi in questo momento sta giocando l'Inter col Bologna e mi sta deludendo molto, molto, molto. Speriamo, speriamo bene. Poi l'altra partita è stata una bella partita, anche Empoli-Chievo, davvero non me l'aspettavo. Subito gol di Giaccherini con il Chievo. Pensavo che facesse i primi 3 punti, dicevo, ma quasi quasi mi gioco la vittoria del Chievo. Invece X. Ciccio Caputo, mamma mia, doppietta. Guardate un po', Ciccio Caputo è un grande bomber, però fa gol soltanto quando gli dice la testa, ecco. Peccato, peccato. Ma speriamo stasera in questo Roma-Milan, la speranza che non ci sia un'altra debacle della Roma, che non prenda altre 7 per, scusate, non me ne vogliono i tifosi della Roma, però mamma mia, inguardabile, inguardabile, ragazzi, come si fa, ma come si fa? E vabbè, cari ragazzi. Ok. Parlando della Juve, che vi posso dire? Parlando della mia Juve, c'è un problema di fondo. Il mercato invernale è stato proprio. È stato davvero orribile. Prendere Casares per me è stata una cosa sbagliata. Davvero non me l'aspettavo. Una mossa, ma davvero un po' inutile. Ma io speravo che comunque Benatia rimanesse alla Juve almeno fino a stagione. Hanno monetizzato poco, alla fine 10 milioni, ma per farci poco. Per esempio, le partite con l'Atalanta contro il Parma, un Benatia sarebbe servito e come. Sarebbe servito e purtroppo ormai non si può fare nulla, però Casares dai. Ma voi immaginate una difesa a tre, cioè Bonucci, scusate, De Sciglio, Casares e Rugani, mamma, scandaloso, scandaloso. Comunque non mi sento dare la colpa a Rugani così, cioè dare la colpa, non facciamo per cortesia, nascondiamo le carte che poi qua il copyright. Dicevo, Rugani è un giocatore mediocre, non, secondo me non è da Juve, non è da Juve assolutamente.
Davvero, davvero mi dispiace. Io, davvero, senza Bonucci, Chiellini e Barzagli, la Juve non completamente in difesa. Cioè, ma voi immaginate, tra qualche anno, cioè, si ritirerà Chiellini, Bonucci comunque va verso i 32. Chi dovremmo prendere? Infatti, secondo me, la Juve si dovrebbe muovere già da adesso sul mercato per il futuro, perché non si può. Rugani da solo. Sì, se non diventa comunque anche forte fisicamente, non penso che andremo avanti, si possa andare avanti così, perché non si può, non si può. Ripeto, gli errori difensivi ci sono stati un po' da parte di tutti. Casares, che comunque sembra una pecora proprio in mezzo al campo. Rugani, sì, ha cercato di tenere testa comunque a Gervinho, però lui è vero, un velocista, ragazzi. Non si può fare nulla. Però Mandzukic comunque è un gran giocatore. Si vede che con lui la squadra sale, è salita. Però l'unico problema che ha Mandzukic, che comunque non posso dargli torto fino a un certo punto, è che ha la capacità di far salire e scendere la squadra. Cioè, solo grazie a lui e Ronaldo fanno salire e fanno scendere la squadra. E questo un po' mi dispiace, perché Mandzukic lì al 90esimo, che cavolo ci faceva? Ci doveva stare un difensore, un centrocampista, terzino, Spinazzola. E questo è l'unica cosa che magari non piace di Mandzukic, è questa, però comunque un grande attaccante, davvero. Meno male che è rientrato, poi sembra rinato. Dopo un mese di stop, sembra davvero ritornato. Ritornato in lui. Comunque un giocatore come lui in Coppa Italia sarebbe servito senz'altro, sicuro. Poi una buona prestazione Pjanic, comunque non si discute, meno male ha fatto il suo, anche se alcune volte sbaglia qualche passaggio, ma non sono questi gli errori. Quelli che mi stanno deludendo molto sono João Cancelo, e comunque per me è un gran terzino, senza dubbio, senza ombra di dubbio è un gran terzino, però non si può andare avanti così. Un grande terzino, però per quanto riguarda la fase offensiva, ma la fase difensiva non la sa fare. Non la sa fare. Diciamo che De Sciglio e Cancelo un po' si completano. Possiamo dire così, ma so che è una bestemmia dire una cosa del genere. Ragazzi, poi qualche altro giocatore che mi è piaciuto, Spinazzola. Spinazzola comunque alla lunga, sì, dai, si vede che è un gran giocatore. È molto forte anche tecnicamente. Sa fare il suo, fa il suo compitino e comunque gli riesce perfettamente bene. Poi grande, grande Matuidi, comunque fa l'assist per Ronaldo. Ronaldo doppietta, peccato che questa doppietta di Ronaldo non è servita a niente. Assist anche di Mandzukic, gol di Rugani. Rugani, ripeto, se non fosse stato per quel gol, diciamo, avrebbe avuto una pressione negativa. Però, ripeto, se non c'era Rugani, c'era qualche altro, sicuramente l'avrebbe buttata dentro. Però non si può prendere così questi gol. Cioè, non, cioè tu vai, vinci 2-0, anzi, primo tempo 1-0, poi 2-0 subito, e dopo pochi minuti 2-1. Che magari, ok, ci può anche stare, però. Dopo pochi minuti, dopo circa 10 minuti, fai il 3-1, pensi, oh, guarda un po', ha fatto una bella partita la Juve, sia al piano tecnico, fisico, tattico, ci possiamo rilassare. Ma cosa? Ma cosa? Cosa? Peccato, peccato. Sono 2 punti buttati. Ora il Napoli giustamente ha vinto, siamo ancora a più 9, però la prossima sarà più difficile. La prossima la vedo un po' più difficile. Sperando questa. Ora abbiamo Sassuolo Juve, se non sbaglio, alla prossima. Poi il Frosinone, Juve Frosinone, e poi Atletico. Lì la vedo dura. Speriamo che tornano questi pilastri, perché davvero io ci tengo molto a questa Champions, anche perché essendo juventino, comunque dopo più di 20 anni che non si vince questa coppa, è davvero brutto comunque anche essere preso, diciamo, in giro. Ma manca in giro, comunque lo sfottò ci può stare senza dubbio, però sentire questo, perdere le finali, è davvero brutto. Io spero che questo almeno si possa vincere anche con Ronaldo. Altrimenti che cazzo l'abbiamo preso a fare? Detto in parole povere. Comunque ragazzi, stasera ci sarà la Roma col Milan, domani sera ci sarà la Lazio.
in casa del Frosinone e poi Cagliari-Atalanta, che comunque il Cagliari sembra la bestia dell'Atalanta, però chissà se anche quest'anno sarà così. Comunque ragazzi, io adesso vi lascio, vi do appuntamento a un prossimo video, spero che sia, sarà, spero che di pubblicarlo domani, magari su qualche, sul post partita riguardo tutta la 22ª giornata in modo generico. Scusate per questi 2 giorni, diciamo, di assenza, tornerò presto sul canale. Comunque, un bacione, un salutone a tutti, mi raccomando ragazzi, sempre fino alla fine, forza Juventus!